Un viaggio in salita costa tempo e fatica, ostacolare lo sviluppo qualche volta è un dovere. Ma quello che allora è successo raccolgo me stessa per potervelo dire. Non importa la minaccia, non importa l'insulto, so sorreggerne l'urto. Rifarei tutto quanto, oggi rifarei tutto. 200 villette, palazzine, un albergo in un'area ecologica di pregio. Come evitare una ferita nel lago, nel cuore? Io non lo so, ma la terra di madri, di padri, un bottino di ladri non potrà diventare, non si deve toccare. Arriva in ufficio una busta ben chiusa, proiettili freddi perché io mi taccia. Una vile minaccia, mi sparano in faccia per non darmela vinta. Io però sono il sindaco, il dovere della gente, per tutti l'ambiente è importante. Quando ci penso di notte il mio giorno diventa, ridiventa pesante. Il sentimento nato nel cuore ha prevalso la sete di libertà. Voglio giustizia e verità. Voglio giustizia e verità. Disoneste e selvaggi in quegli anni, l'occupazione del suolo. Spiccano il volo le gru e nessuno si oppone. Il sindaco faccio ed io non mi taccio, resisto all'oltraggio, lo faresti anche tu. Non è così, divento un colibri contro le gru in azione. Ed anche per tanti dei miei sono pazza e visionaria, che vuole saltare per aria. Una donna che decide molto spesso si deride e fidati. Il fango e gli insulti dei molti non sono dei colpi che feriscono il cuore. Regola numero uno, mollare la presa del lago. Regola numero due, mollare la presa del lago. Regola numero zero è la mia, non cedo ai proiettili, vi dico davvero che la terra di madri, di padri, un bottino di ladri non potrà diventare, non si deve toccare. Una pagina agli atti raccoglie i misfatti e l'orrore, alla puttana tocca fargli del male. Non è quello però la ferita che porta nel cuore Fiorenza, pensa. È la ferita dei collusi coi nemici, mi guardi e mi dici, sono proiettili nel cuore. Io voglio che le nostre vite siano liberate dai gesti. E oggi voglio verità. Oggi voglio verità. Io voglio sapere la verità, ma credo che sia necessario per la mia comunità sapere la verità. Perché se noi, se abitano le vite delle persone che hanno questi comportamenti, abitano le nostre vite, io voglio saperlo. Voglio sapere perché voglio fare insieme la mia città una battaglia di libertà. Perché non è possibile. Non possiamo ammettere questa cosa. Non ci possiamo rassegnare a questa cosa. Non è possibile. Perché non è possibile. Non possiamo ammettere questa cosa. Non ci possiamo rassegnare a questa cosa. Io voglio!
fatta un'altra cosa, si chiama libertà. Voglio verità.